Cari SRL, ditta leader nel settore, interviene per disostruire reti fognarie, potatura di alberi di alto fusto con piattaforma aerea 18 metri ed opera nel settore edilizio per manutenzione e ripristino immobili. Cari SRL, è incontrata San Vito a Benevento. Bentornate cari amiche e cari amici, come state? Spero bene. Alcuni di voi mi hanno scritto che hanno iniziato a provare le mie ricette e che si sono trovati molto bene, questo non fa che rendermi felice. E altri come Sandra che ci scrive: ho dei dolori muscolari molto fastidiosi. Siccome ti occupi anche del nostro benessere fisico, ti vorrei chiedere qualche rimedio. Bene, allora io ti ringrazio Sandra e ti mando un grosso bacio. Effettivamente i dolori muscolari possono essere in alcuni casi molto fastidiosi, però bisogna distinguere tra quelli temporanei e quelli duraturi. Nel caso in cui sono permanenti, duraturi, ti conviene comunque chiedere ad uno specialista che ti indicherà una cura più mirata e più efficace. Nel caso però in cui sono dei dolori muscolari temporanei leggeri, ti posso indicare un rimedio naturale. Ti basterà grattugiare dello zenzero in una garzina, vai a chiudere questa garza, la metti in infusione in acqua bollente per 5 minuti e dopo il liquido ottenuto lo vai a tamponare con un asciugamano sulla parte indolenzita in modo tale da lenire quella che è l'infiammazione. Bene, spero di aver alleviato in parte i dolori di Sandra e direi che possiamo iniziare con la nostra puntata. Oggi parliamo di detersione, in particolar modo la detersione con le farine che abbiamo tutte quante in casa. La detersione, in particolar modo quella del viso, è uno step fondamentale della nostra skincare routine e quindi del nostro prenderci cura della pelle. Inoltre è indispensabile per andare ad eliminare quelle che sono le impurità e far agire e penetrare di più i trattamenti che facciamo in seguito. Un'alternativa economica, ma soprattutto fantasiosa, al tradizionale detergente è sicuramente l'utilizzo delle farine. Farine che abbiamo tutte quante in casa e che derivano dai cereali. Farine ad esempio come quella di ceci, oppure di mais, o anche di riso. Le farine contengono piccole quantità di sostanze grasse che si vanno ad amalgamare alla miscela grasso-sporco che si crea quando noi andiamo a lavare il viso e rendono, una volta lavato il viso, la pelle pulita e morbida. Inoltre contengono dei tensioattivi molto più delicati dei tradizionali tensioattivi chimici e in più hanno un effetto esfoliante. Per la ricetta di oggi avremo bisogno di 3 cucchiaini di farina di ceci, 1 cucchiaino di farina di mais, 2 cucchiaini di miele, 2 cucchiaini di amido di mais e acqua che potete utilizzare o amamelis o ad esempio l'infuso di camomilla o semplice acqua per andare ad amalgamare, ma quanto basta, lo andremo a vedere dopo. Prendiamo i nostri 3 cucchiaini di farina di ceci, 1 cucchiaino di farina di mais, che ha un potere esfoliante, i 2 cucchiaini di miele, cucchiaini di amido e iniziamo con i primi 2 cucchiaini di acqua, 1 e 2.
cominciamo a girare. All'inizio il miele opporrà un po' di resistenza, ma voi continuate. Andiamo a mettere altri due cucchiaini di acqua. E adesso andiamo ad amalgamare bene. Quindi in tutto sono 4 cucchiaini di acqua. Dobbiamo ottenere un composto morbido. Continuiamo a girare per togliere tutte Ecco qua, questa è la consistenza che dovete ottenere, morbida al tatto. Il detergente così ottenuto lo andiamo a massaggiare sul nostro viso con i polpastrelli e semplicemente ci andiamo a risciacquare con dell'acqua tiepida. Questo detergente lascia la pelle pulita, morbida, idratata e soprattutto luminosa. Potete conservarlo per 2-3 giorni in frigo all'interno di un barattolo di vetro. Siccome ha un potere esfoliante, lo andate a utilizzare 2-3 volte a settimana e poi utilizzate il vostro tradizionale detergente. La farina di ceci è un prodotto largamente utilizzato nella cucina ligure, si ottiene naturalmente dalla macinazione dei ceci essiccati, contiene grandi quantità di fibre, carboidrati e proteine e soprattutto ha proprietà detergenti e purificanti per la nostra pelle. La farina di mais è una vera e propria panacea per la nostra bellezza e la cura della nostra pelle. Può essere usata da sola o con altri ingredienti e riesce a far brillare e nutrire la pelle. Si ottiene dalla parte più interna del chicco di mais ed ha una consistenza leggera e molto volatile, simile alla cipria. Ha un forte potere assorbente, è lenitiva, è utilizzata infatti in caso di irritazione, soprattutto le irritazioni da pannolino nei bambini, ed ha un effetto esfoliante. Cari SRL, ditta leader nel settore, interviene per disostruire reti fognarie, potatura di alberi di alto fusto con piattaforma aerea 18 metri ed opera nel settore edilizio per manutenzione e ripristino immobili. Cari SRL, è incontrata San Vito a Benevento. Passiamo alla seconda ricetta di oggi. Avete una banana nel vostro portafrutta che è troppo invecchiata? Troppo matura per i vostri gusti? Bene, non buttatela, la utilizziamo nella ricetta seguente. Per la seconda ricetta di oggi avremo bisogno di una banana, 2 cucchiaini di cacao, 2 cucchiaini di yogurt. Ho sbucciato e pestato la banana con una forchetta. Andiamo a prendere i nostri 2 cucchiaini di cacao e 2 cucchiaini di yogurt. E andiamo ad amalgamare. Ben bene e formiamo un composto omogeneo. Come questo. La maschera la andiamo a stendere con un dischetto di cotone o con un pennello come questo sul nostro viso e la lasciamo agire una 15ina di minuti e ci risciacquiamo il viso. La banana è nutriente, emolliente e decongestionante anche in caso di occhi gonfi. Contiene numerosi minerali come zinco, ferro e manganese e potassio soprattutto e vitamine A, B e C. Aiuta ad idratare e nutrire la nostra pelle.
È ottima anche per i capelli in caso di doppie punte e di rottura ed è utile anche in caso di rossori. Il cacao ha proprietà tonificanti e idratanti e antiossidanti, permette di recuperare il tono ed elasticità e dona morbidezza e luminosità. Inoltre ha un'azione antinfiammatoria e riparatrice dai fattori esterni. Cari SRL, ditta leader nel settore, interviene per disostruire reti fognarie, potatura di alberi di alto fusto con piattaforma aerea 18 metri ed opera nel settore edilizio per manutenzione e ripristino immobili. Cari SRL, è incontrata San Vito a Benevento. Per la terza ricetta andremo ad utilizzare la patata. La possiamo definire un farmaco travestito da cibo. È conosciuta la patata da circa 5.000 anni, gli stessi Incas la utilizzavano sia come cibo che come farmaco. In Italia è arrivata solo dopo la scoperta dell'America, ma ancora era poco utilizzata. Successivamente con la guerra e con le carestie si è riscoperto questo alimento che in realtà prima era visto come misterioso, un qualcosa legato alle streghe perché nasceva sottoterra. La patata è ricca di proprietà salutari, depura i reni, stimola il pancreas e cura il diabete, è ottima per la pelle e le scottature e soprattutto combatte l'ipertensione. Quindi potete preparare un ottimo infuso per abbassare la pressione arteriosa. Avrete bisogno di la buccia di 5 patate e 500 ml di acqua. Andate a lavare la buccia delle patate, la spezzettate e la mettete in una pentola con l'acqua. Portate ad ebollizione per 5 minuti, non oltre perché perdiamo gran parte delle proprietà. Lasciamo raffreddare, filtriamo e non zuccheriamo e lo beviamo nel corso della giornata. Questo infuso è ottimo anche per chi soffre di bruciori di stomaco o in caso di reflusso gastroesofageo e in più ha un piccolo potere sonnifero, quindi può essere utilizzato anche in caso di insonnia. Cari amiche, anche oggi abbiamo scoperto dei prodotti preziosi per la nostra pelle, abbiamo imparato a lavarci con le farine in modo fantasioso e soprattutto a riconoscere e riscoprire delle proprietà nascoste che aveva la patata. Io vi do appuntamento al prossimo incontro, se vi è piaciuto e vi è incuriosito questo video vi chiedo di mettere mi piace e di condividerlo e noi ci vediamo al prossimo incontro. Ciao! Cari SRL, ditta leader nel settore, interviene per disostruire reti fognarie, potatura di alberi di alto fusto con piattaforma aerea 18 metri ed opera nel settore edilizio per manutenzione e ripristino immobili. Cari SRL, è incontrata San Vito a Benevento.